Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di mio podcasting, stagione 7, episodio 71. Questa puntatona parleremo degli Shell Scenarios. Il link che trovate in descrizione di questo podcast vi porterà a due mie bloggate sul blog Mio Radar, dove praticamente vado a discutere degli Shell Scenarios, almeno quelli per la parte in cui sono stati resi pubblici. La Shell, per chi non lo sapesse, è una delle varie società nel mondo che applica lo scenario planning. Questi file rintracciabili in internet, gli Shell Scenarios, fanno parte però della comunicazione istituzionale della Shell, per cui parte del loro contenuto potrebbe essere, come dire, stato messo oppure addolcito per delle banali ragioni di marketing. Ecco, sinceramente vi pare credibile che nella pubblicità istituzionale della Shell si rivelasse platealmente al mondo che nel futuro dell'umanità esiste la terza guerra mondiale, le guerre puniche due nel XXI secolo, e che appunto il XXI secolo non porterà pace e prosperità al genere umano? Ecco, siamo capiti. Nonostante questi limiti comunicativi, gli Shell Scenarios rivelano tra le righe l'esistenza di un nefasto futuro. Ora, nelle mie due bloggate, appunto, potrete andare a fruire i relativi contenuti, che sono in inglese, ma io li ho ovviamente tradotti in italiano per le persone non dotate degli skill linguistici tali da poterli fruire. Ora, in questa bloggata audio di mio podcasting non vi starò a discutere nella prima puntata Shell Scenarios parte 1 che cos'è il mondo Scramble, che cos'è il mondo Blueprint e quindi o che cosa sia lo scenario Oceani o lo scenario Montagne. Dunque, di che cosa starò a discutere? Semplicemente di una serie di critiche agli scenari Shell per quanto riguarda, diciamo, la comunicazione istituzionale. Negli scenari Shell non c'è traccia della bomba demografica africana e degli effetti del cambiamento climatico in Africa, un continente super sovrappopolato nel 2050. Negli scenari Shell non c'è traccia della bomba degli idrati di metano in Siberia, non c'è traccia del rallentamento della corrente del Golfo, non c'è traccia di una probabile canalizzazione del clima nord europeo all'interno di un più ampio scenario mondiale di surriscaldamento globale. Non c'è traccia negli scenari Shell della crescita del livello del mare, non c'è traccia della proliferazione di uragani e mini uragani mediterranei e non c'è traccia nemmeno del rallentamento dei jet stream. Non c'è traccia negli scenari Shell degli shock idrici in Africa e del fatto che i problemi climatici del continente africano si legheranno in modo insolubile con i problemi demografici di sovrappopolazione. Non c'è traccia negli scenari Shell di intense guerre mondiali nel Mediterraneo oppure in Nord-Est Africa. Si dà per scontato l'esistenza di tecnologie di terraformazione, le quali però non è chiaro che tipo di energia potranno usare senza produrre altri gas serra per appunto sequestrare, stoccare e rendere non solubili i gas serra già emessi in atmosfera. Questo per quanto riguarda le critiche del primo blocco della prima bloggata. Andiamo a parlare, diciamo, della seconda parte, la seconda bloggata, quindi trovate sempre il link in descrizione, quindi scenari Shell, che però in realtà è comunicazione istituzionale, quindi marketing. Non vi sto a descrivere che cosa c'è dentro il Fueling the Future,
o che cosa ci sia il driven by design, oppure che cosa sia il searching for utopia. Anche qui ragioniamo delle critiche apponibili a questo filmato. Ora, il cambiamento climatico ridurrà la quota di terre fertili per appunto shock idrici e cambiamento climatico. La produzione di biocarburanti entrerà in conflitto con la produzione di cibo. Inoltre, il costo dei terreni fertili e dell'acqua saliranno, per cui le restanti terre fertili non converrà usarle per la produzione di biocarburanti. Biocarburanti i quali, in ultima analisi, sono comunque bruciati in motori endotermici, quindi continueranno a rilasciare gas ad effetto serra, anche se in minor quantità rispetto ai carburanti fossili. Ora, essendoci sovrappopolazione nel mondo, sarà più opportuno usare le terre e le produzioni agricole per soddisfare i bisogni primari, piuttosto che bruciare i raccolti interi nel serbatoio delle auto. I trasporti pubblici elettrici sono la migliore combinazione per far muovere le persone dentro e fuori dall'interno di città. In alternativa alle biciclette, che oltre ad essere a impatto zero, occupano un volume molto inferiore a quanto occupato da una scatola di metallo come un'auto con un solo passeggero a bordo. Non esiste sufficiente litio sulla Terra per produrre il numero di batterie che servirebbe al pianeta per sostituire le auto a combustione interna con auto elettriche a batteria, appunto. E quindi le restanti batterie in ogni caso soffrono dell'effetto memoria, tale da rendere sempre meno efficiente e funzionante la ricarica, oltre ad aprire ovviamente il problema ambientale della gestione delle batterie usate. Le metropoli sono metropoli, è complicato, è costoso ed è anche impossibile ridisegnare grandi metropoli occidentali in modo più efficiente, contando il fatto che speculazioni edilizie e corruzione si espandano anche nei paesi del secondo e terzo mondo, che sono avviati verso una migrazione da campagna a città, come accade nel primo mondo in epoca industriale. Oltre il 75% della popolazione mondiale si stima che nel 2050 vivrà in megalopoli. Negli scenari della Shell non c'è traccia, anche qui, della bomba demografica africana, degli effetti del cambiamento climatico e del continente super sovrappopolato. Dunque, cos'altro vi posso dire? Ecco sì, non c'è traccia della crescita del livello del mare, non c'è traccia della proliferazione di uragani, non c'è traccia dei mini uragani mediterranei a causa della maggiore energia in atmosfera. Non c'è traccia negli scenari Shell della bomba degli idrati di metano in Siberia, non c'è traccia negli scenari Shell del rallentamento della corrente del Golfo e di una probabile canalizzazione del clima nord europeo all'interno di un più ampio scenario di surriscaldamento globale. Non c'è traccia di shock idrici in Africa e del fatto che i problemi climatici in Africa si legheranno in modo insolubile con problemi demografici di sovrappopolazione. Non c'è traccia negli scenari Shell di intense guerre mondiali nel Mediterraneo, in Nord-Est Africa. Voi direte, ok, va bene, ma allora cosa c'è dentro questi scenari Shell? Beh, insomma, se siete curiosi andate a cliccare sulle mie bloggate e vedrete di che cosa si parla nella comunicazione istituzionale della Shell, che è posizionata come degli, appunto, scenario planning, ma in realtà sono molto 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 moderati ed ammorbiditi, perché appunto non sono veri e propri scenari, ma si tratta di comunicazione istituzionale. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.